Ciao a tutti da Banditi Spi, ben ritrovati, buona domenica. Oggi consueto video sulle novità in edicola della settimana, anche se devo dire che come riguardano alle novità, almeno quelle che interessano a me, non c'è stato molto movimento. Sono veramente poche, ma è sempre così. Dopo la metà del mese, diciamo i giorni che anticipano l'ultima settimana, che si va poi a concludere anche il mese di febbraio, è sempre un periodo molto avaro, di novità, salvo poi riprendersi negli ultimi giorni di ogni mese e poi i primi giorni del mese, successivo. Quindi poi ci saranno tantissime novità di sicuro la prossima settimana e poi anche quella che riguarda i primi giorni di marzo. Iniziamo con gli acquisti in edicola e uno dei primi acquisti è questo Diaboli della serie Swiss Uomini senza volto al prezzo di 2,80 euro. Il numero è il 321. Ecco qui, questo qui lo trovate in edicola adesso e in quarta di copertina c'è Robin. Veniamo subito ai consueti crediti. Allora, ovviamente Uomini senza volto, Giussani, disegni di Bozzoli, scusate, Paludetti e Fiumari. Quindi vi rifaccio vedere la copertina, adesso vi mostro qualche tavola interna, anche se sono abbastanza, insomma, scontati perché i disegni sono sempre molto ma molto belli. Vediamo qui, ecco qui, Uomini senza volto con Diaboli che lancia il suo pugnale e veniamo alle prime. Le prime tavole, ecco qui, quindi i disegni sono sempre impeccabili. Già in questi qui i disegni erano di ottima levatura. Vediamo un po', ecco qui questo bellissimo scontro a fuoco tra la polizia e questi, insomma, malviventi che fuggono, guardate. Faccio vedere questa tavola che davvero molto belli, sono disegni che piacciono molto. Altra novità di questa settimana è il numero 28 di Tex Willer dal titolo Texas Rangers. Eccolo qui. Al prezzo di 3,20 euro. Questa è la bellissima copertina di Dotti. Adesso poi vi andrò a leggere tutti i crediti all'interno. E finalmente in questo numero si concluderà questa storia dove vede protagonista Tex contro John Coffin, che poi sappiamo già tutti bene o male come finirà John Coffin, però qui vedremo tutta la storia passo per passo, tutto lo sviluppo di questa bellissima storia, anche lunga, e come qui ci sarà l'epilogo e il gran finale. Veniamo subito ai consueti crediti. Allora, Texas Ranger, soggetto e sceneggiatura, Mauro Boselli, disegni, Bruno Brindisi. Copertina Maurizio Dotti, lettering Luca Corda. Allora, vediamo qui, ecco, questa è la prima tavola che troviamo con il titolo di questo numero. Disegni molto belli, ovviamente sono sempre impeccabili. Qui questa è una delle prime tavole. Immaginate come potrebbe essere sto fumetto se uscisse già così, in questo formato colori. Sarebbe davvero fantastico.
Purtroppo, vabbè, se vogliamo vederlo colori, tra un po' poi di sicuro uscirà qualche un altro numero cartonato con questi numeri che acquistiamo mensilmente, tutti a colori, in un formato ben più grande, con tutti i disegni, le tavole. Con dei colori che sono sicuramente meravigliosi. Vi faccio ancora vedere. Logicamente, questa è una politica che hanno di non farli a colori, anche se a mio parere potrebbero, perché a 3,20 euro farlo costare un po' di più, magari anche un 3,90 euro, tutto colori, sarebbe una cosa magnifica. Però c'è sempre il discorso che volendoli poi far uscire nei cartonati a colori, hanno deciso di non proporli già in queste uscite, per poi chi vuole davvero leggerli oppure averli con dei bei colori, deve acquistare il cartonato, che di solito i prezzi si aggirano sui 25-28 euro. Bene, proseguiamo, lasciamo loro a Terswiller, rimaniamo sempre con Tex perché è uscito questo stupendo, davvero molto bello, fumetto, l'ultima missione di Tex. Guardate qui, questi sono i formati alla francese. Io vi avevo fatto vedere la pubblicità l'altra volta, lo aspettavo con ansia. Il prezzo è di 9,90 euro, ovviamente tutto colori, sono all'incirca una cinquantina di pagine, e adesso poi ovviamente vi farò vedere anche qualche tavola. Dunque, veniamo subito. Ah, ecco, questa qui devo farvela vedere per forza, perché guardate che fantastica. Vedete i colori come già di per sé rendono, a parte che questo qui è un formato che viene fatto apposta per essere poi colorato, e è uno spettacolo solo per solo guardare le tavole. Però già il colore, quando si acquista un fumetto tutto colori, è tutta un'altra cosa. Allora, soggetto e sceneggiatura Giorgio Giusfredi, disegni di Alfonso Fon, colori Matteo Battani. E adesso vi farò vedere alcune tavole. Iniziamo con, ecco, questa è la prima. Guardate che spettacolo, davvero i disegni, molto belli i disegni. Anche se dunque i disegni di Font sono davvero molto particolari, ho già letto diversi fumetti disegnati da lui e devo dire che il tratto è subito riconoscibile. Guardate che belli. E i colori sono fenomenali. Questa tavola dove c'è questa pianta, guardate, con questa fattoria, è decisamente molto suggestiva. E qui, ecco, vi faccio vedere ancora questa tavola. Ancora da leggerlo, comunque, da quello che posso dirvi. In questo bellissimo album ci sarà come protagonista un amico, un vecchio amico di Tex, che anche lui è un ranger, che si trova ad affrontare insieme appunto a Tex e anche a Kit Carson l'ultima missione, la sua ultima missione. Se vogliamo, adesso io devo ancora leggerlo, l'ho acquistato proprio
questa mattina perché avevo paura di non poterlo trovare fino alla prossima settimana. Per fortuna poi oggi, anzi stamattina, sono andato in edicola e l'ho trovato e sono contento perché ci tenevo a farvelo vedere in questo video degli acquisti della settimana. Comunque i disegni sono, le tavole sono davvero tutte molto belle, non vi faccio vedere altro perché ho paura poi di spoilerare troppo. Comunque le tavole su per giù sono esattamente 50 pagine. Bene, il prezzo è 9,90 euro, l'ho trovato in edicola, in alcune città è uscito fin da venerdì. Qui da me è uscito invece oggi domenica, questa mattina. Bene, questi erano i tre acquisti, le tre novità. Me la sono presa un po' più lunga oggi perché visto che c'è un po' di tempo e quindi posso andare con la marcia ridotta. Adesso vediamo gli acquisti, quelli recuperi, e sono due generi di fumetti. Allora, ho recuperato questi quattro del grande Diabolik, adesso ve li faccio vedere. Dunque, uno è più vecchio, è del 2007, Diabolik contro Eva. Quindi, questi qui portati a casa ovviamente per pochissimo. Poi andiamo in ordine di annata no, questo era 2005, il numero 1 del 2005, prima di Diaboli, Ginko. Ci tenevo a avere questo numero perché c'è Ginko quando non è ancora, insomma, ai tempi di Diaboli. Quindi qui troveremo un giovane Ginko, fin dagli inizi della sua carriera come ispettore di polizia, qui ancora prima. Poi, questo è del 2009, Il tesoro di Diaboli. E poi questo che è del 2014, Il tradimento di Bettina. Bettina è una ragazzina che abbiamo già trovato diverse volte nella serie regolare di Diabolik, una ragazzina che hanno conosciuto quando era una bambina, poi apparsa diverse volte nei racconti di Diabolik. Qui invece in questo numero il titolo Il tradimento di Bettina, dove vediamo una Bettina già qui, una ragazza già grande. E infine, mega recupero, sto recuperando tutti i Walking Dead, però adesso li sto facendo arrivare tramite il mio amico che ha il negozio, però nuovi, non sono usati, e me li fa arrivare una decina per volta. Mano a mano, che insomma ogni tanto, poi quando passo di lì, lui ne fa arrivare 10-12 per volta, ne acquisto 3 o 4 ogni volta che passo, e man mano che li porto a casa, poi ve li farò vedere. E farò poi un video, quando li avrò tutti, farò il video proprio su tutti i numeri di Walking Dead, che voi sapete è una serie che è terminata. Sono una settantina di numeri, quindi il bello di questa serie è che c'è tutta completa, quindi possiamo avere una bella serie prima di tutto per chi ama il genere e poi anche perché è un fumetto questo qui che chi ama Walking Dead non può non averlo in casa. Quindi 70 numeri sono un numero decisamente né pochi né tanti che possiamo poi tenere lì nella nostra libreria.
Iniziamo allora il numero 19. L'altra volta ho acquistato i primi 18. Numero 19, qui comando io, ecco qua. Poi vediamo gli altri. Dunque, numero 20, amore e morte. Numero 21, sottosedio. Questi vi ricordo sono tutti nuovi. Poi una nuova civiltà, numero 22. Numero 23, Jesus. Numero 24, il mondo fuori. Chi ha seguito la serie televisiva ovviamente riconoscerà dalle copertine i vari personaggi. Poi numero 25, Lucille. Qui vediamo infatti Lucille chi è. Vi faccio vedere l'immagine, tutti sanno chi è Lucille. Poi numero 26, sottomissione. Numero 27, ecco qui, vediamo un po'. Ah, questo è un numero con la copertina speciale. L'alleanza, il titolo infatti non c'è scritto sopra. Questa era con una copertina, una variant, ecco. Poi numero, qui invece c'è il balzo da 27 a 33 perché non c'erano gli altri ancora. Contrattacco. Poi 34, qui numero 34, armi non convenzionali. 35, tradimento, poi numero 36, un mondo migliore, molto belle le copertine, sussurri, numero 38, qui siamo già avanti, dove troviamo i sussurratori, poi numero 39, qui felicità. Numero, qui andiamo al numero 41, faccia a faccia, e poi gli ultimi due. Numero 52, guerra ai sussurratori, parte 1 di 3. Qui mi manca il 2 che dovrebbe farmelo arrivare. Poi il numero 54, questo è il numero 3 di 3, sempre della guerra ai sussurratori. Quindi quando avrò tutta la serie completa, farò un video esclusivamente dedicato alla serie Walking Dead, questi qui in fumetto. Bene, questo era tutto, non mi resta che salutarvi, vi do appuntamento qui, come sempre, al prossimo video. Ciao ciao da Bandit, alla prossima, ciao!